Accoppiata vincente quella di Francesca Cipriani e Rodrigo Alvis, che si incontrano a Milano e subito si piacciono. Tra i due c'è evidente intesa, quasi come fossero Barbie e Ken. E in effetti lo sono davvero, almeno all'apparenza, i due si travestono, e atteggiano, da bambolotti Mattel. Con l'ausilio di qualche ritocco estetico, nel caso di Alvis, oltre 160, Francesca e Rodrigo gli somigliano davvero tanto. Bionda platino lei, gelato lui, i due personaggi si aggirano indisturbati per le vie del centro. Poco prima, infatti, si sono dati appuntamento per passare il pomeriggio insieme e condividere i loro interessi. Che non a caso sono tanti, la prima cosa ad accomunarli è la passione per lo shopping. Entrambi vestiti di rosa, non passano proprio inosservati. Shopping e gelato, precisa Ken. Rodrigo Alvis, da Francesca Cipriani a Paris Hilton. Ecco come si mangia in Italia, svela Rodrigo nelle sue Instagram Stories. E nel frattempo mostra almeno due vassoi di dolci. Beautiful, amore, bellissima, sono gli appellativi attribuiti a Francesca. Lei saluta tutti e lo chiama il mio amato Ken, I love my Ken, esagera. La modella e showgirl abruzzese fa di tutto pur di somigliare a Barbie. Di punto in bianco inizia a cantare la canzone degli Acqua, tra le più azzeccate per raccontare il momento. Sul social, il Ken umano parla dei suoi piani per la serata. Dopo le spese pazze con l'amica Francesca, è il momento di divertirsi con Paris Hilton. Ieri, infatti, la celebre DJ ed ereditiera statunitense è stata ospite del club milanese Just Cavalli. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.